Sì, sono commosso anch'io per le ragazze perché vederle felici hanno ottenuto una grandissima vittoria contro la prima della classe e questo ci dà la conferma che queste ragazze anche nei momenti di difficoltà hanno sempre tirato fuori la grinta, il carattere e soprattutto l'attenzione e la grande umiltà di seguire me e lo staff. E questi sono i risultati. Veramente felice per loro e anche per noi dello staff, per la società, perché ci teneva in modo particolare. Veramente, non ci sono altre parole da aggiungere. No, ma io mi riferivo soprattutto alla serie di infortuni che ci sono stati, sfortunati, i due crociati che abbiamo avuto, tibia e perone, qualche giocatrice che non abbiamo utilizzato con continuità perché ha sempre avuto magari dei piccoli acciacchi, quindi non è mai stata la stessa formazione, io mi riferivo a quello. Per il resto non avevo dubbi, queste ragazze mi hanno dato massima disponibilità sin dal primo giorno da quando sono arrivato e ripeto, questi sono i risultati che meritano. Valeria è una giocatrice che ci è mancata quei 4 mesi qua che è rimasta fuori, oggi ci tenevo in modo particolare a metterla in campo, è entrata con il piglio giusto, quello che aveva quando ci aveva lasciato e quindi questo è lo spirito che deve portarci fino alla fine e fare il massimo per ottenere il nostro obiettivo che è quello di arrivare al quinto posto. Beh, gli ho fatto i complimenti, gli ho detto di abbracciarmi perché ero commosso e questo l'hanno fatto. Vedere dalla parte di qua come allenatore è gratificante veramente. Sì, no, sono molto contenta prima di tutto per la prestazione della squadra, perché non abbiamo mollato fino all'ultimo minuto, eravamo sempre su tutti i palloni. Sono anche contenta per il mio primo gol, è venuto anche contro una squadra forte, sono contenta perché ha contribuito alla vittoria della squadra. Volevo dedicarlo ai miei genitori perché mi seguono sempre. Quindi volevo ringraziarli, l'ho fatto in questo modo. Poco dopo parto, andiamo a fare un raduno in Tirrenia, poi partiamo, si spera, per l'Inghilterra. Ci siamo ricompattati, ci siamo guardati tutti in faccia, abbiamo detto che non abbiamo nulla da perdere e ci vogliamo conquistare quel quinto posto nostro, quindi abbiamo dato tutto anche oggi.